Siamo qui con il portiere della Virtus, un primo tempo diciamo un po' timido, non lo so, entrambi le squadre sembrano non viaggiare su livelli altissimi, c'è un po' di preoccupazione all'indifesa, 1-0 per loro, però la partita è tutto sommato equilibrata. Sì, equilibrata, come hai detto tu le squadre stanno cercando di capirsi, vedere qual è il... come possono attaccare meglio l'avversario. È una partita molto equilibrata e per ora sono avanti 1-0 loro, però noi stiamo cercando, noi abbiamo avuto molte occasioni, speriamo il secondo tempo di migliorare un pochettino. Va bene, siamo quello per il secondo tempo, andiamo a parlare ora con i giocatori. Non abbiamo anche un centravanti Baku. Facciamo un'intervista di gruppo, inquadriamo i difensori del Baku. Russo, no, perché non fai un presidente. Russo, vai, esponici un tuo pensiero, esponici una, fagli una domanda, vai. Secondo te com'è, cosa possiamo migliorare nel secondo tempo? Nel gol, siamo 1-0 e siamo Spreculi. Sì, Spreculi, lui è Cannavaro, ricordiamolo, il Cannavaro del Baku. Facciamo una domanda anche a te. Un po' più ci stiamo creando tanto, però no, l'ultimo passaggio sbagliamo. Allora, se vogliamo prenderci con qualcuno in questo primo tempo, chi è stato il più scarso? Penso io. Perfetto, tu e Russo in il secondo più scarso. Va benissimo, in bocca al lupo per il secondo tempo. Un saluto, beh, ciao ragazzi. Ciao a tutti all'SK, stiamo qui a Kennedy Stadium nel post partita della gara che ha visto Baku contro Virtus Neapolis. Purtroppo la Virtus Neapolis è uscita sconfitta da questa gara. Qui abbiamo il portiere che ha fatto davvero dei miracoli questa sera, purtroppo non è servito a poco perché gli avversari sono riusciti comunque a fare 3 reti, 3-1 è finita la gara. Cosa è mancato alla vostra squadra questa sera? È mancato un po' di lucidità sotto porta perché... anche perché avete giocato, per me avete giocato un'ottima partita, abbiamo giocato molto bene, entrambe le squadre hanno giocato molto bene, infatti il primo tempo è stato molto equilibrato, il secondo tempo siamo stati un po' sfortunati con quella traversa maledetta, ci ha tirato un po' le gambe, tirato un po' le gambe perché poi loro hanno fatto 3 gol. Però quello che ti volevo chiedere è che voi arrivate spesso e volentieri davanti alla porta avversaria, giocate molto bene, passate bene il pallone, arrivate da sotto ma non riuscite mai a concludere, forse ci vuole un po' più di peso in attacco. Stasera gli attaccanti c'erano, però ti ho detto mancava la lucidità sotto porta, che quella è indispensabile quando si vuole fare una bella partita di calcio. Vabbè, comunque ci sono ottimi auspici per il futuro sicuramente, questa partita comunque potete prendere almeno la parte positiva, ovvero quella del gioco, e portarla in altre partite, almeno questo, un po' di lucidità in più e sicuramente i risultati arriveranno. Ti ringrazio, è stato gentilissimo, grazie mille, saluto il compagno. Sergio, io non so più che domande devo farti, ti dico che lavoro fai, cosa fai, ormai sono più premiato Sergio Riccardo. Fai il modello! Da non seguire però. Sergio, che cosa fai tu nella vita? Io... no, il faccio niente. Cosa fai? No, dimmi, no, cosa fai. Dovrei lavorare fra un anno e mezzo, spero. Un anno e mezzo, proprio sicuro. Lavoro con i bambini in pratica. Non fai, vabbè, anch'io lavoro con i bambini. Sì. Sì? Tipo con me in questo caso. No, no, è tipo nel sociale, lavoro con i bambini in difficoltà in pratica. Ho capito, quindi con la tua squadra spesso. Sì, spesso con loro. Diciamo che lo metto in pratica, quindi sembrano bambini, li vedo anche in difficoltà. Sì, ma io non inquadrare, no, lasciamo, tanto immaginare. Lasciamo questa, Sergio, veniamo alla partita. Come sembra, partita di sacrificio, hai corso tantissimo, hai fatto giocare la squadra. Ti aspettavi un'altra vittoria così, in questo modo? Perché state vincendo spesso e bene. È strano. No, non è strano. Lo so che per tutti forse è un po' strano. Non è strano perché giocate bene, però siete tutti piccoletti, siete tutti... non sembra, al di fuori non vi... allora, non ci date un euro. Al di fuori no. Non ci date, neanche 50 centesimi. Sì, sono d'accordo. In mezzo al campo correte con sì, me. Sì, sì. Siamo... abbiamo questa forza... no? Sì, in palestra abbiamo una... no, a parte gli scherzi, no. A parte gli scherzi, no, siamo un... la nostra forza è il gruppo. Diciamo che pian piano stiamo migliorando. Oggi, alla fine, loro stanno messi... peggio di noi in classifica, nonostante abbiamo giocato una partita. Sì, abbiamo giocato una bellissima partita, sicuramente. Però, diciamo che oggi dobbiamo vincere perché... anche per dare un po' più di morale, ma abbiamo quasi 7 punti se non sbaglio, no? Sono 7 punti e per noi è... 3 punti alla salvezza, quindi... Senti Sergio, si vocifera in giro, non so se sono voci vere o sciocchezze, si parla di una tua storia con un senegalese. Sì, senegalese, sì, è vera questa storia? Sì, è abbastanza prestante fisicamente. È vera quindi non smentisci, sì, è un bel, dicendo alle telecamere. È un bel tipo, tu... ammetto che è un bel tipo, poi dopo c'è gusto, come si dice, non c'è perdente. Quindi...
No, perché veramente se ne parla molto. Sì, sì, voglio dire che è una storia vera. Quindi. Purtroppo qui non è. È coinvolto anche il tuo compagno di squadra, vuoi indicarlo? No, non voglio indicarlo, però. Tutti ti diciamo che tutti loro mi invidiano per questa mia scelta. Ti invidiano, però io so che è coinvolto un tuo compagno di squadra. Sì, sì. Il capitano. Il capitano, sì, ma il capitano ha avuto una storia anche con Rumeni, quindi. Diciamo che. Gira un po' per il mondo, diciamo. Sì, sì, sì. Abbiamo parlato di tutto tranne di calcio, quindi ti do la mano, ti ringrazio come sempre di essere gentile di venire alle nostre interviste. Da Alessio Cappa è tutto, un saluto.